La storia del cavallo. Una volta, il comandante delle guardie del re aveva un cavallo e un asino. Utilizzava il cavallo per combattere le guerre del regno e l'asino per trasportare i carichi. Il comandante delle guardie prestava molta attenzione e cura al cavallo, ma non altrettanta all'asino. Dava da mangiare al cavallo grano ed erba verde in abbondanza, ma all'asino gli dava solo un po' di paglia. Costruì una bella stalla per il cavallo, ma legò l'asino all'esterno in un piccolo spazio aperto. Se il cavallo si ammalava, il comandante delle guardie chiamava i medici e i veterinari del regno per prestare tutte le cure del caso. Ma se era l'asino ad ammalarsi, non se ne preoccupava. Dato che il comandante dava così tanta attenzione al cavallo, questo divenne orgoglioso e incominciò a sminuire l'asino. Una sera l'asino era molto stanco e si stava recando nel luogo dove stava abitualmente. Il cavallo, vedendo l'asino, disse: «La tua vita è una vita di carichi pesanti e lavoro. Sarà così per sempre per te». L'asino non ascoltò le parole del cavallo e quest'ultimo continuò a interrogarlo, dicendo: «Se paragono la mia vita alla tua, faccio molto più lavoro di te. Il comandante della guardia si prende cura di me più che di se stesso. Invece di te non gli importa niente». L'asino, stanco delle parole del cavallo, rimase in silenzio. La sera del giorno dopo, come al solito, non appena l'asino arrivò al suo posto per riposare, il cavallo ricominciò a prenderlo in giro. «Oggi sono andato al campo sportivo del re con il comandante delle guardie. Tu che cosa hai fatto?» «Oggi sono andato nella foresta e ho portato a casa tronchi e legno». E il cavallo: «Vedi la differenza tra me e te? Sono molto più importante di te». L'asino, tra sé e sé: «È inutile. Giorno dopo giorno il cavallo usa sempre parole dure nei miei confronti. Devo dargli una lezione, ma quando arriverà il momento giusto?» L'asino rimase in silenzio alle parole del cavallo. Dopo pochi giorni ci fu un armistizio e tutti i regni vicini divennero amici. Pertanto non c'era più ragione di fare guerre. Uno degli effetti fu che il comandante non fece più un grande uso del cavallo e non gli prestava più neanche molta attenzione. Un altro effetto fu che smise di montarlo per andare in guerra e iniziò invece a impiegarlo per trasportare i viveri. Poiché il cavallo non era abituato a trasportare questi carichi, cominciò a camminare lentamente e a lasciarli cadere a terra. Immediatamente il comandante si arrabbiò molto e cominciò a gridare contro il cavallo: «Non riesci a portare un pacco di provviste come si deve?» Per tutta la strada, camminando, il capo rimproverò di continuo il cavallo fino a che non raggiunsero la stalla. L'asino vide il cavallo avvicinarsi e disse: «Hai visto che fare i lavori che faccio io quanto è difficile per te?» Ascoltando le parole dell'asino, il cavallo si rese conto dell'errore che aveva fatto, ridicolizzando l'asino.
e disse: «Ti prego, perdonami, amico mio. Non mi sono reso conto di quanto lavori sodo. Ero così orgoglioso e ti ho ridicolizzato. Quello che ho fatto è stato un grave errore». «Tu sei grande in quello che fai, e io sono grande in quello che faccio», disse l'asino. «Quando sarà il momento, ciascuno di noi mostrerà in cosa è bravo».